Allora, siamo con Rocco Mauro, Mauro Rocco, uno tra Rocco, tra gli sponsor della manifestazione relativa al Memorial Marzio Napoli. Vi rivolgiamo alcune domande. A suo parere, San Severino è adatta come viabilità e realizzazione ad affrontare un contest simile? Sì, in questo contesto sì, è un buon tratto per questo tipo di gara che si chiama l'americana. Potrebbe andare bene, va bene. E la specialità in che consiste l'americana? È uno sprint di 200 metri veloci e 200 metri dove si fa un po' di surplace. È una bella competizione. Lei conosceva Marzio Napoli, ha avuto mai a che fare con lui? Sì, è un amico mio, amico di famiglia, è un po' solo, un ottimo atleta, amante dello sport. Marzio Napoli era un salutista e un naturista, amava la corsa, lo jogging ed è morto, se non sbaglio, il 22 gennaio del 2011, vero? Sì, sembra di sì, adesso con precisione non ricordo, però se mi sembra di sì. Ci descrive un po' questa competizione? In che senso? Come si arriva, cioè come è disposto il percorso, quali specialità ci sono oltre all'americana, che è la specialità a quanto ho avuto modo di capire di qui? Oggi è solo questa specialità qua, penso che siano 400 metri come ho detto già prima, 200 in velocità e 200 più in surplace. Praticamente c'è una grande risposta di pubblico, quanti atleti? 20, mi pare una ventina di atleti. Sono 25 più qualcuno di altre società che farà solo il riscaldamento. L'atleta più giovane, l'atleta più anziano? Questo non lo so come funziona, non lo so. Però è sempre un ottimo riscontro e spero che per le prossime edizioni, i prossimi anni ci sarà qualche novità, vero? Spero, possiamo invitare sempre più gente a vedere questa società e impegnarsi nel correre perché fa bene alla salute e a tutto. Grazie a Mauro Rocco, Rocco Mauro. Mauro. Grazie. Bene tutti. Con i giovani. Papà, tu fai le stesse cose che facciamo perché le piaceva la gioventù, l'amava. Un'altra domanda, anche Giovanni Basile, il presidente della Gesema, è morto allo stesso modo anche se qualche anno più tardi. Cosa pensa al riguardo? Anche lì è stata una brutta scomparsa perché inaspettata, un atleta come mio marito condivideva tutto per lo sport. Lì è stata la stessa cosa, cioè la stessa mancanza che abbiamo avuto noi, affettivamente tutto, è una persona che ho conosciuto direttamente, una bravissima persona. Lei consiglia ancora di fare sport nonostante possano succedere inconvenienti come infarto e qualche altra cosa? Sì, io penso che comunque lo sport deve andare sempre avanti, è comunque una disciplina sana che educa. Io sì, per me deve andare sempre avanti. E anche la sua vita, immagino, come quella dei ragazzi, deve avere molta forza. Sì, sì, ce ne vuole tanta. Poi io credo molto in Dio e penso che la fede è quella che mi guida e mi ha guidato. E quindi la fede guiderà sicuramente, anzi ha già guidato Marzio alle porte del paradiso perché era una persona che era ben voluta come abbiamo visto. E l'ultima domanda, nel 2011 moriva anche mio padre Gino Noia, intellettuale della Valle di Lirno. Che ricordi ha di mio padre e come lo pone in correlazione con suo marito? Io ho dei bei ricordi di suo padre perché l'ho conosciuto durante gli anni degli studi, lo incontravo spesso in biblioteca, una persona molto fine, molto colta, molto diciamo così dedita allo studio, alla cultura, disponibile, sì. Grazie. Sindaco Giovanni Romano, questa manifestazione è stata sicuramente un successo, prevede di fare altre cose per ricordare Marzio che comunque è stato anche un impiegato molto fattivo e disponibile del comune? Ma guardi, ci sono già delle altre iniziative sportive, c'è già un'altra gara, un memorial che è intitolato a Marzio Napoli ed è anche in quel caso una corsa podistica. Quella di quest'oggi è stata una gara un po' particolare anche perché è stata ideata, voluta, organizzata e diretta dal figlio di Marzio Napoli, Natale, Natalino. Che ha fatto secondo. Esatto, che ha fatto secondo, quindi ha reso anche omaggio alla città e per noi è una gara dal sapore particolare perché Natalino l'abbiamo visto crescere. Noi vogliamo incentivare queste forme nuove di sport che aggregano tante persone e si è vista dalla partecipazione che c'è stata questa sera qui a Mercato San Severino, sicuramente la rifaremo durante il periodo estivo in vivi d'estate, in quel caso avremo più tempo per poter occupare le strade cittadine e anche un modo per restituire
la città ai cittadini senza auto, ma in questo caso con una sana pratica sportiva. L'ultima domanda, per quanto riguarda le strutture sportive, come è stato dei lavori sul territorio? Allora, riprendiamo i lavori al Superga la prossima settimana, perché finalmente sono arrivati i soldi dalla Regione Campania. È un intervento finanziato dalla Regione Campania e purtroppo ci sono stati dei ritardi e ovviamente l'impresa non se l'è sentita di andare avanti. Sono arrivati in questa settimana, riprendo la settimana prossima e se Dio vuole per fine anno il Superga è finito. Riprendono anche i lavori al campo di calcetto di Monticelli, al campo di calcetto di Acquarola e a quello di Costa, dove ci è in corso una manutenzione straordinaria, e nell'arco del prossimo mese completiamo anche il campo di bocce di Acigliano. Quindi tutti i cantieri delle opere sportive sono in fase di ripresa. Purtroppo molte volte i rallentamenti non dipendono da noi, ma dipendono dalla somministrazione delle risorse finanziarie, ma con un po' di pazienza e con tanta tenacia riusciremo a superare anche questo. Grazie. Allora, Natalino Napoli è il figlio degno erede di cotanto padre Marzio Napoli. Dimmi qualcosa di te qualcosa sull'allenamento, sulla vita sacrificata che hanno questi atleti, spesso mai a livello di messi a confronto con i giocatori, con i calciatori che guadagnano tanti soldi. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti per essere qui oggi presente a questo grande evento in onore di mio padre, che teneva molto a portare una manifestazione podistica qui a Mercato San Severino, e finalmente oggi il suo sogno è diventato realtà. Siamo qua tutti presenti per onorarlo al meglio e penso ci siamo riusciti. L'atletica è uno sport di sacrifici, ci vuole dedizione, passione, impegno ogni giorno. A differenza del pallone, che è molto più pagato, l'atletica è uno sport che non viene preso molto in considerazione, ma ci vogliono grandi sacrifici appunto. Adesso la gara è terminata, sono contento personalmente, voglio ringraziare tutti gli atleti, l'amministrazione comunale, il sindaco Giovanni Romano, l'assessore Rosa Scolese, tutti quelli che oggi hanno fatto sì che questo evento riuscisse al meglio. E prossimi progetti per quanto riguarda voi, te, lei? Personalmente, praticamente parlando, non ho grandi progetti per il futuro, in quanto mi sono da poco arruolato nell'esercito e quindi sto seguendo un'altra strada. Spero presto di ritornare ad allenarmi e di coltivare ancora molto, perché ho bisogno dell'atletica e l'atletica ha bisogno di ragazzi come noi oggi. Grazie, quindi questa è un'eccellenza di San Severino. Qui con Giulio Iannone, il vincitore di questa emozionante e decisiva sfida. A chi dedichi la tua vittoria, oltre che a Marzio? Oltre che a Marzio, questa vittoria la dedico al figlio Natalino Napoli, che è arrivato dietro di me. Peccato perché non si sta allenando, se no penso che sicuramente avrebbe vinto lui. Come sei arrivato all'atletica leggera? No, ho iniziato nel 98 grazie al mio allenatore, che anche oggi Luigi Pastore, che era uno degli organizzatori oggi della gara. Che cosa c'è di bello in questo sport secondo te, anzi secondo lei come da intervista? Vabbè, questo è uno sport individuale, quindi i meriti sono di sé e del suo allenatore, e questo è il bello, a differenza del pallone che comunque è tutta la squadra che vince. Quindi cosa pensi di chi si affaccia al mondo dell'atletica odiernamente? È uno sport per ragazzi, per giovani, ma anche per persone di una certa età? Vabbè, è uno sport per tutti, e poi comunque all'inizio è dura per tutti, perché la corsa all'inizio è un po' brutta, però dopo man mano uno si appassiona e diventa come una droga buona che si fa difficile farne a meno. Qualche input sulla gara? Vabbè, la gara è andata bene, una volta queste erano le mie gare, però adesso perché facevo la pista, adesso mi sono dato alla strada, ho perso un po' di velocità, però mi difendo sempre abbastanza bene. Ultima domanda, come concili studio e professione e atletica e sport? Vabbè, lo studio adesso l'ho tolto, non studio più, lavoro, faccio il militare a Nocera Inferiore, e dopo l'orario di servizio riesco a correre con i miei amici e mi diverto ancora tanto. Va bene, grazie. Landi, cosa ti è rimasto di questa ennesima tua gara? Ma che questa è una gara speciale, perché è stata fatta per il nostro amico Marzio Napoli, e oggi ci ho messo il cuore, grinta e forza, tutto per lui. Ti ha soddisfatto il risultato?
Sì, diciamo che non è una gara adatta a me, perché cioè, su queste gare non sono proprio da portata mia, ma oggi che conta? Oggi contava esserci e dare il meglio per Marzio. Va bene, grazie.